Benvenuti direi nella chimica, la chimica Bertoletto e Figli. Secondo me per spiegare un po' il posto si può partire dal nome per certi versi, quindi la chimica Bertoletto e Figli. Noi abbiamo trovato questo posto per casualità, attraverso un amico che sapeva che era in affitto. E non abbiamo dovuto cercare tanto, nel senso che appena l'abbiamo visto abbiamo detto, boh, questo può essere un posto dal quale iniziare per un progetto artistico, un laboratorio in cui si portino avanti dei progetti artistici. Quindi poi Bertollette ci è venuto incontro nella sua personalità, diciamo. Quindi era un chimico, fece un trattato sulla chimica dei colori per il tessuto, e allora questa cosa ci piacque e ci siamo immaginati un po' come i figli di Bertolletto. Ed è anche un modo per dire che ci sentiamo parte del quartiere, non soltanto un'entità a sé, ma ecco, parte di San Salvario che ci piace. Qua si fa di tutto, si fa dalla grafica, che è quello che per ora stiamo facendo maggiormente, soprattutto io e Sara, che è questa ragazza. Oppure si fa pittura, come dietro qua ci sono delle tele di un'altra ragazza che si occupa di questo. Dietro quella cosa di plastica c'è una macchina da cucire, quindi ricollegandosi al discorso dei tessuti c'è anche chi si occupa di queste cose, appunto di taglio e cucito, diciamo. E poi c'è la parte che è anche dedicata all'esposizione, che in realtà si trasforma in un laboratorio invece più grossolano, diciamo, quello da falegnami o quello da riparatori di bici, come succede in altri casi, e quindi è lo spazio in cui facciamo le cose un po' più grosse, in cui proviamo a frutto le idee che magari nascono nel computer o in foglietti di carta, quindi diciamo che proviamo a realizzare le nostre idee. Quindi diciamo sì, è un misto direi tra arte, artigianato, design, grafica, cerchiamo di mettere un po' di tutto, soprattutto poco denaro, tante idee. Quindi questa giusto era era un po' uno dei motori trainanti dell'idea. Shalom a tutti, mi chiamo Gabriele Levi, ho 49 anni e sono un artista. Da circa 25 anni faccio delle opere d'arte. Inizialmente ho cominciato a lavorare l'argilla e poi ho seguito con altri materiali. Le mie opere sono delle lettere ebraiche in alto rilievo. Ho iniziato con le lettere perché il mio scopo, ho cominciato a fare le lettere le ho messe in casa, in cucina, a mese, perché il mio scopo era insegnare ai miei figli le lettere dell'alfabeto ebraico in modo che potessero apprendere più facilmente la lingua dei nostri padri. Poi ho continuato con altri materiali, con il vetro, col ferro, con il collage, la carta e tutto quello che trovavo da riciclare. La materia prima di solito la trovo al balun. Vado a prendere il materiale che viene gettato via alla fine del balun, sabato pomeriggio, sabato sera anzi, e poi quando ho tempo lavoro e creo. Nella mia vita ho fatto tanti mestieri, dal raccogliatore di cetrioli nel deserto del Negev negli anni 70, ho fatto il guardiano notturno in un hotel. E ho insegnato anche, insegno tuttora in diverse facoltà universitarie, per esempio insegno logistica all'Università di Torino, alla Facoltà di Economia, e a Milano alla Bocconi, ho insegnato al Politecnico e ho lavorato con circa 100-150 aziende nel mio mestiere di ingegnere. Nella mia arte io cerco di raccontare delle storie, che sono le storie che mi legano a quello che è il popolo ebraico e la terra di Israele. Proprio ultimamente, in occasione della Fiera del Libro, ho aperto la mia galleria per poter raccontare quello che i giornali e i libri non ci hanno raccontato.
e cioè la storia del popolo ebraico, la storia del popolo dello Stato di Israele. L'opera che si trova qua si chiama, richiamando Magritte, Questo non è il muro del pianto. Ho cercato in qualche modo di rifare un pezzo di questo muro davanti al quale noi preghiamo, ma noi non andiamo a piangere al muro del pianto, andiamo a pregare. Il nome ebraico del muro del pianto è il muro occidentale, Kotel Amaravi, perché il muro a occidente dei resti del tempio antico di cui si parla nella Bibbia, quello costruito da Salomone e poi ricostruito. Da questa parte racconta con le immagini la storia della nascita dello Stato di Israele, quindi l'arrivo dei primi immigranti, la creazione di scuole, l'arte, il suono dello shofar. Io adesso la prendo, la giro e ho un'altra opera che invece è dedicata a San Salvario. E io la chiamo La stampa di San Salvario. Ricorda la multietnicità del quartiere. Questa parte qua è in ebraico, questa è in italiano, qui c'è una parte in una lingua che io non so qual è, potrebbe essere bengalese, qui c'è una parte in arabo e poi c'è naturalmente un'altra lingua che è la musica stessa. È un'opera a cui sono particolarmente affezionato. Si chiama Profughi in Palestina. È una fotografia di bambini in un accampamento di tende, scattata attorno al 1950. Questi bambini sono bambini ebrei, fuggiti insieme ai loro genitori dai paesi arabi, in una storia che si conosce molto poco. Nei paesi arabi, fino al 1945-50, abitavano più di 1 milione di ebrei. Quando nacque lo Stato di Israele, nei paesi arabi ci furono dei pogrom nei quartieri ebraici e gli ebrei fuggirono dai paesi arabi, dal Marocco, dalla Libia, dall'Iraq e dall'Egitto. Io stesso sono figlio di un ebreo egiziano. Gli ebrei ricchi si poterono trasferire in Francia, a Parigi ce ne trovano tanti, e gli ebrei poveri si trasferirono nell'unico paese che li accoglieva, Israele. Gli ebrei del Mediterraneo si chiamano anche gli ebrei sefarditi e parlavano una lingua che si chiama ladino. Quindi nel 1948, 50, 52 circa 700.000 ebrei fuggirono dai paesi arabi per andare a stabilirsi in Palestina. All'inizio vivevano in tende, poi piano piano si costruì il paese. Queste sono immagini della costruzione di Israele, fotografie di un moshav o di un kibbutz, erano dei collettivi agricoli comunisti o socialisti basati su principi di uguaglianza, fotografie di case in costruzione in tutta fretta, case molto semplici e popolari, però case sempre meglio che tende. All'intifada, dove si vede una pietra che va a colpire la forma dello Stato di Israele. Allora, un po' per gioco, se la pietra dovesse arrivare veramente, io tolgo lo Stato dalla mappa finché la pietra passa, poi lo rimetto in santa pace nella sua posizione. E i colori che ci sono qua rappresentano la multietnicità dello Stato di Israele, che viene tacciato spesso di essere uno Stato razzista. Invece in Israele basta girare per le strade di Tel Aviv, Haifa o Jerusalem per vedere che là ci sono ebrei dall'Eritrea e dall'America, dall'Iraq e dall'India, dalla Francia e dall'Argentina.